E allora eccoci rientrati amici e amiche di pomeriggio, come preannunciato è tornato a farci visita il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nunes, ben ritrovato. Grazie, ben trovati, un piacere essere qui. Per noi è un'occasione per conoscere i tanti eventi, visto che oramai possiamo dire, sindaco, l'estate alle porte. L'estate alle porte, quest'anno abbiamo deciso di sempre più di destagionalizzare, non solo nell'organizzazione ma anche nella comunicazione, grazie a un lavoro sinergico di tutta la mia squadra, che approfitto di questi minuti, di questa trasmissione, per ringraziare pubblicamente dall'assessore al turismo Annalisa Del Piglio, a quella agli eventi, alla cultura Francesco Luciani, ma tutta la giunta, vice sindaco, assessore Marcone, all'assessore Sottanelli e Mazzocchetti, perché quando si riesce a pianificare lo si fa con tutta la squadra, pensando al territorio, pensando a tutti i target, pensando a tutte le frazioni. Questo penso che sia stato il messaggio che abbiamo voluto dare durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi. Oggi è 30 aprile, domani 1 maggio, com'è andato con questi, possiamo dire, due ponti quasi attaccati, quello del 25 aprile e questo che poi inizierà quello del 1 maggio? Beh, dal 25 aprile intanto con un evento che abbiamo reso noi tale, la festa della liberazione, che è Roseto, seconda città della costa, non veniva celebrata negli anni, abbiamo deciso anche quello di portarlo come evento seppur culturale ma importante, e poi un weekend esplosivo, direi che al netto di qualche problematica meteorologica però subito superata, ha visto il festival Summer Sound, che è molto importante, un'innovazione anche questa dell'assessorato al turismo, che ha avuto come target quello dei bambini, delle famiglie, ma anche dei giovani, e poi tante attività anche di privati che, innestandosi all'interno della programmazione, e anche direi di una bellezza, di un nostro lungomare, dicevo, perciò si lavora in sinergia. La piazza centrale dell'una delle ultime opere pubbliche di questa amministrazione, che è diventata un lungomare riqualificato. Lungomare, direi riqualificato, ancora c'è da fare, perché su questo non ci vogliamo fermare, abbiamo chiesto a Regione Abruzzo ulteriori finanziamenti per poter proseguire quella idea di un lungomare che possa avere la possibilità di essere pedonalizzato e quindi vivibile a livello di sicurezza, a livello di, appunto, di serenità per quelli che possono essere mercatini, eventi e appunto la serenità, la freschezza di vivere un lungomare bellissimo. Quindi è stata, io credo, in vista anche dell'estate, questi primi eventi hanno dimostrato come c'è la possibilità, ma tornerei anche un po' indietro con la Pasquetta per la prima volta a Roseto sul lungomare con DJ Pippo Palmieri dello Zodi 105, un momento bellissimo. Anche lì, se il pubblico fa qualcosa e lo comunica bene, i privati si agganciano e diventa davvero una sinergia positiva, che della quale penso che possiamo essere fieri oggi. Però iniziamo a entrare nel calendario degli eventi estivi. Roseto, come sempre, si concentra in quel momento. Ovviamente l'estate per Roseto rappresenta moltissimo, anche se lei ha parlato di destagionalizzare comunque il turismo, perché una città di mare non può vivere solamente l'estate. Assolutamente, se abbiamo parlato degli eventi primaverili, quindi abbiamo parlato di Pasquetta, potrei arrivare con un salto troppo lungo all'autunno con il Borgo Incantato, evento anche qui voluto da un'associazione che ringrazio, Sociale Civismo, nata insieme a questa amministrazione, nata per promuovere il Borgo di Montepagano sulla storia di Harry Potter. È una cosa che ha attratto migliaia di appassionati nelle prime due edizioni. In mezzo c'è l'estate, che è il momento clou, le presenze, come ha detto l'assessore Del Piglio, sono sicuramente state importanti, perché se da un lato c'è stato anche un aumento di arrivi, dall'altro l'accorciamento del periodo medio di permanenza dovuto a diversi fattori ha fatto sì che ci fosse una lieve, diciamo, flessione, ma questa ovviamente è contenuta anche da quelli che sono in questo ultimo anno, anche in questi ultimi mesi, l'aver liberato gli hotel, le strutture ricettive da quelle che erano appunto occupazioni emergenziali, e quindi ci auguriamo che l'estate 2024 sia davvero ancora di più esplosiva. Eventi sono tanti, sai, quelli sono quelli culturali, Roseto per la prima. Però possiamo dire un pacchetto, possiamo dirlo a 360 gradi, definirlo così, perché dai bambini alle persone. Assolutamente, beh, parlando dei bambini, penso alla notte dei bambini, quindi a questo evento che va alla Junior Fest, che va replicato. Lo scorso anno fu un momento bellissimo, la festa dello sport con tutte le associazioni sportive, i teatri dialettali che invece vanno a in qualche modo collocarsi in quelle frazioni che non abbiamo mai e non vogliamo trascurare, e poi Roseto per la prima, quindi il festival cinematografico che quest'anno avrà anche delle novità non solo all'interno della villa ma anche al di fuori, il Frammenti Book Festival, questo l'assessore Luciani lo ha in qualche modo anche qui frammentato con una grande intuizione, perché se prima, e anche questa era una sua idea, era stato agganciato al premio di saggistica,
anche qui la storicità, quando qualcuno dice ma questi eventi ci sono sempre stati, è vero, ma la differenza sta nel come vengono proposti. Il premio di saggistica, prima vissuto in giardini quasi privati, da questa amministrazione è stato portato in piazza Dante, cioè in mezzo ai giovani, in mezzo alla gente. Adesso l'assessore Luciani ha scelto di allungare i giorni precedenti il premio di saggistica con i frammenti Book Festival, con personaggi importanti del mondo della letteratura, dell'arte e della cultura, in piazza centrale sul lungomare di Roseto, all'interno delle settimane che vanno nel mese di luglio e di agosto. Una cosa bellissima alla portata di tutti. E poi anche, hai detto bene, la delocalizzazione, perché l'area eventi nella zona sud della città, con la prosecuzione di quella che è stata un'idea dello scorso anno di avere l'area circense dedicata alle giostre, al parco giochi, mi dicono tra i più estesi della costa teramana, e agli eventi organizzati appunto dalla società che ha partecipato al bando per la gestione. Poi il Transumare Festival, su questo non sono preparatissimo sul nome degli artisti, perché è un target diverso da me, perché nonostante mi dicono sindaco giovane, ma non sono poi così giovane, quindi vi invito ad andare su Visit Roseto, ad approfondire, perché vi assicuro, non saprei neanche dire alcuni nomi, ma ci sono degli artisti di rango internazionale, e questo si svolgerà nell'area disponibile, l'ex area Castelli, nella zona nord di Roseto degli Abruzzi, anche qui a fine estate. Destagionalizzare, non concentrare tutto all'interno dell'estate, ma noi abbiamo il 15 agosto con i fuochi, lo spettacolo pirotecnico, sempre all'insegna della bellezza e del coinvolgimento, e ci saranno di certo, grazie anche al comitato con cui si sta già collaborando, della cosiddetta festa dell'Assunta, ma l'assessore l'ha annunciato, ci sarà un concerto importante, voluto e appunto sponsorizzato interamente dall'amministrazione il 14 di agosto. Qualche nome è uscito, ovviamente non sono autorizzato a dare il nome, quindi l'assessore Del Piglio, quando verrà invitato in questa trasmissione, potrà. Lo dirà. E poi emozioni in musica, anche lì la collaborazione con l'associazione Le Ombre, che è in qualche modo capitanata dal direttore artistico Morgan Fascioli, e voluta dal dottor Brocco, che in questa edizione dà ancora di più il meglio di sé. Sappiamo quali sono due artisti su tre già, quindi li possiamo già annunciare. Diciamo. C'è Alex Britti, che è ovviamente un bluesman di livello nazionale e internazionale, certo. E poi Max Gazzè con l'orchestra del Saltarello, quindi anche qui un grandissimo artista nazionale che ha anche una peculiarità legata all'Abruzzo. Saranno tre giornate importanti, anche qui al Fonte dello Stadio Fonte dell'Olmo, luogo voluto, pensato e in qualche modo messo in maniera addobbato, grazie anche alla società Rosetana Calcio, del presidente Pino La Medica, ma da questa amministrazione a servizio di questa associazione e delle altre che vorranno svolgere servizi di animazione. E poi tante associazioni del territorio, Colonia Spiaggia, quest'anno anche con l'animazione del lungomare di una delle tappe del Summer Sound Festival, e tanto altro. La cosa bella è che lei all'inizio dell'intervista ha voluto subito ringraziare la sua squadra, ma soprattutto la disponibilità che lei ha cercato di dare alle tante associazioni e ai tanti privati. Questo permette un lavoro in sinergia che poi porta i propri frutti. Sì, ricordo che nel 2019 da consigliere di minoranza feci un'interrogazione a febbraio chiedendo all'allora assessore al turismo di rendicontare ciò che si era fatto con l'imposta di soggiorno degli due anni precedenti. Era un'interrogazione retorica, qualcuno potrebbe dire, perché sapevo che erano state polverizzate quegli introiti in tanti contributi che però non avevano portato quella visibilità. Noi cosa abbiamo fatto? Grazie a un lavoro di sinergia abbiamo creato questo sistema della coprogettazione, manifestazioni di interesse. In questi giorni si stanno ultimando le valutazioni per poi pubblicare con una determina dirigenziale quelle che sono in qualche modo assentibili e finanziabili, e poi comunicare alle stesse quanto il loro progetto viene coperto da fondi pubblici e quanto invece è giusto che venga in qualche modo coperto da fondi privati, perché poi se qualcuno si mette in gioco è giusto che possa avere un suo ritorno, ma è giusto anche che ci metta qualcosa di suo. Allora, sindaco, abbiamo parlato degli eventi, abbiamo parlato dell'estate che rappresenta anche un po' il club, il Comune di Roseto, però voi avete lavorato moltissimo per la città. Nel senso, avete inaugurato una palestra che a Colonia Spiaggia era ferma da diverso tempo, cioè non si riusciva ad arrivare proprio alla fine, avete consegnato i lavori per costruire una nuova scuola. Queste sono risposte che i cittadini chiedevano da tempo e finalmente qualcosa è arrivato.
Qualcuno dice che i cittadini guardano alla buca chiusa, che guardano lo sfalcio del verde, che guardano le piccole cose. Sicuramente è vero, è dalle telefonate, dai messaggi, dai WhatsApp che ricevo, vi garantisco che è anche così, ma siamo contenti di aver anche allargato gli orizzonti e alzato lo sguardo, perché come dicevi, una convenzione del 2009 che prevedeva che una palestra fosse consegnata a una collettività insieme ad un'operazione urbanistica, l'operazione urbanistica è andata a buon fine per il privato e la palestra non era stata consegnata, è oggettivo che c'era bisogno di agire. Come voglio citare, permettetemi, Papa Francesco, che qualche giorno fa diceva: è meglio una pace concordata che una guerra duratura. Ecco, io penso che noi abbiamo cercato in queste operazioni, palestra di Colonia Spiaggia, lavoro costante, apertura, e al netto di polemiche, di persone che hanno fatto fotografie su quadri aperti o chiusi, poco importa, i bambini e le associazioni che sono dentro. Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, anche lì 10 anni di immobilismo, di riserve dell'impresa, anche lì abbiamo lavorato per da subito restituire il parco della villa, ricorderete, avete partecipato anche voi ad un importante evento già nell'estate 2022. Ma adesso, in questi giorni, in queste settimane, abbiamo anche restituito il piano terra di quella villa che non era accessibile ormai da anni. E poi il collaudo del project financing, da noi criticato perché purtroppo è ritenuto non idoneo, ma anche lì litigare avrebbe portato dei danni. Lo abbiamo chiuso per la pubblica illuminazione. E il pontile, non collaudabile perché era stato assentito un progetto di 94 pali su 104, lavoro in sinergia con Regione Abruzzo, anche prima di avere un nostro rappresentante, ci ha permesso oggi di collaudarlo, è stato collaudato, nelle prossime settimane verrà riaperto e calpestabile, e mostreremo, vi anticipo, all'ingresso, perché qualcuno dirà: ma qui è ancora un cantiere. Sì, perché per renderlo accessibile ci sarà la necessità di mantenere quella sicurezza, ma mostreremo il bando nel concorso di idee di progettazione che nelle prossime settimane verrà concluso, il progetto vincitore sul quale da subito ci siamo messi in veste di frati cercatari per avere quei fondi necessari per il pontile, per l'arena Quattro Palme, per tutte quelle opere. E poi dicevi le scuole, sulle scuole penso che abbiamo fatto tanto. Dal piccolo, Montepagano stava chiudendo una scuola dell'infanzia, abbiamo stanziato di fondi propri 130.000 euro e abbiamo mantenuto la scuola stessa, fino alla scuola Romani 10 milioni, anzi direi quasi 11 milioni di euro, perché c'è stato anche il FOI di rifinanziamento per un intervento importante e i lavori stanno proseguendo. Quindi comunque voi siete riusciti anche a captare non pochi fondi sul PNRR, questo significa progettare ma soprattutto poi accelerare gli iter per avere il progetto finito, diciamo così. Hai proprio ragione, perché oltre ad aver preso fondi, scusate il gioco di parole, a fondo perduto, farei un passo indietro quando negli anni 2000 le amministrazioni accendevano mutui trentennali che oggi costano interessi pazzeschi alla nostra amministrazione, visto che le hanno agganciati a tassi variabili. Noi invece siamo riusciti in poco più di 2 anni, ma da subito direi, perché era primavera 2022 quando il PNRR chiedeva di essere pronti, e noi probabilmente anche grazie alla fiducia degli elettori eravamo pronti, l'avevamo scritto sul nostro programma che il PNRR sarebbe stato fondamentale. E dicevi bene, abbiamo avuto accesso a finanziamenti a fondo perduto, e il PNRR ha avuto un vantaggio, oltre a quello oggi di permettere a chi rendiconta in modo corretto, in tempi rapidi, di portare avanti le opere. I rischi idrogeologici, per esempio, che abbiamo concluso da Coste Lanciano fino al lungomare centrale, passando per anche Colonia Spiaggia con via Illuminati e via Pagliaccetti, e i lavori del Sagrato dell'Archi, insomma, sono tutti lavori che si stanno conclusi. Via Colle, la passeggiata di Montepagano, ecco, non fare in tempo, non mi basterebbe questa trasmissione per dire tutto quello che abbiamo fatto. Sindaco, siamo arrivati quasi alla fine, una domanda adesso che per capire a che punto siamo, la questione del borsacchio, la riperimetrazione dell'area, quindi tutto fermo, quindi adesso si andrà avanti ancora del tempo, oppure la regione cercherà di approvare il famoso PAN di cui si parla da tanto tempo? Ma a me piace parlare con franchezza e anche con chiarezza. Ad oggi, con l'emendamento infausto, che probabilmente non ha premiato chi lo ha portato avanti in maniera così scellerata, non ha premiato alle elezioni regionali, ma questo adesso io lascio un po' di interpretazione, non ha premiato chi ha fatto questa battaglia senza confrontarsi, ma in realtà purtroppo oggi la riserva è perimetrata a quei famosi 27 ettari, che sono ovviamente un niente rispetto ai 1148 che invece hanno visto un PAN
controdedotto e consegnato alla Regione. Oggi la Regione, per poterlo approvare, avrebbe bisogno di abrogare quell'emendamento, cosa che ancora non ha fatto. Certo, il Presidente Marsiglio ha manifestato un'apertura in qualche settimana fa, ricordo subito dopo le elezioni, manifestando appunto la volontà di riaprire quella trattativa. Noi siamo pronti, lo faremo anche con il nostro consigliere Ennio Pavone, neoeletto in Regione, che di certo darà una forza. Ex sindaco di Roseto. Ex sindaco di Roseto, mio capogruppo in Consiglio Comunale, ma l'ho mantenuto vicino in Consiglio, ha rinunciato e si è, come sapete, dimesso dal ruolo di consigliere provinciale, ma in Comune sarà un gancio importante, anche perché il Comune di Roseto e della Costa Teramana è l'unico che ha un consigliere regionale. Quindi su questo tema molto abbiamo fatto, ma ancora molto faremo. Sindaco, io la ringrazio per essere intervenuto. Ovviamente, come diceva lei, 15 minuti non bastano per raccontare un po' i tanti progetti che state mettendo in campo, ma anche quelli chiusi. Sicuramente mi piace poter dire che bisogna lasciare il profumo di quello che si fa e la voglia di continuare a godere della propria amministrazione. Grazie mille al sindaco Mario Nunes. Adesso, amici telespettatori, diamo la linea a Silvia Pagni per il suo biglietto da visita.